Bentrovati. Allora, come potrete intuire dalla copertina alla mia destra, l'argomento di questo tutorial è come partecipare a videoconferenze organizzate con la piattaforma Zoom. Cioè, che cosa voglio fare? Voglio trasferirvi tutte quelle informazioni e tutte quelle nozioni che vi permettono di partecipare con una certa autonomia e dimestichezza a un eventuale invito, di ingresso in un meeting organizzato con Zoom. Quindi anche per rispondere, qualora qualcuno vi facesse la domanda, ma se ti dovessi invitare in una videoconferenza con Zoom, sei attrezzato, lo sai utilizzare? La risposta potrà essere sì, perché noi in questo tutorial approfondiremo come scaricare il software e come utilizzarlo, come partecipare ai meeting, sia come utenti registrati che come utenti non registrati, e anche, come fare un minimo di diagnostica per capire se tutti gli strumenti necessari a una videoconferenza, che sono la webcam, il microfono e gli altoparlanti, stanno funzionando e qualora non fosse, come fare per risolvere qualche piccolo problema. Cosa devo sapere per partecipare a un meeting organizzato con Zoom? Allora, in questo periodo c'è stato un aumento veramente esponenziale dei prodotti per videoconferenza. Ce ne sono di vari brand, potete essere stati sicuramente invitati con vari prodotti. Nella maggior parte dei casi avete visto che occorre registrarsi, crearsi un account e quindi conservare le credenziali per poter accedere. Nel caso di Zoom vi viene incontro perché vi permette di partecipare anche come utenti non registrati. Poi vedremo come si fa chiaramente. Oppure come utenti registrati, nel qual caso potrete anche schedulare dei meeting, quindi crearli. Allora, che cosa mi serve come strumenti? Ho bisogno o di un PC fisso o di uno smartphone o di un tablet. Allora, mondo PC fisso. Gli ambienti previsti sono PC Windows e Mac. In entrambi i casi bisogna installare un client software. Oppure mondo smartphone e tablet. I mondi previsti sono quelli di iOS e di Android, nel qual caso bisogna invece installare un'app che è presente sia nell'App Store che in Google Play. Allora, adesso entriamo nel vivo della cosa. Cioè, qualcuno potrebbe averci detto: allora, oggi dovrai partecipare ad un meeting organizzato con Zoom. Ti manderò un invito. Nell'attesa, noi possiamo già svolgere delle azioni. Piccolo passo indietro. Abbiamo detto che per collegarci a un meeting organizzato con Zoom abbiamo necessità o di un PC fisso o di uno smartphone o un tablet. In tutti e tre questi casi abbiamo bisogno di un software. Adesso vi faccio vedere come funziona con un PC fisso. Andiamo su Google, digitiamo zoom.us, che è la piattaforma di cui stiamo parlando, in buona sostanza è il sito ufficiale. Qui vedete download. Andiamo nel Download Center di Zoom. Qui vedete subito che in prima battuta ci mostra proprio il software che dobbiamo installare, che si chiama Zoom Client for Meetings. Questo è il caso sia per il PC Windows che per il Mac. Poi potremmo avere uno smartphone o un tablet. In questo caso dobbiamo scaricarci un'app. Ecco come troveremo referenziata l'app nell'App Store. Vedete Zoom Cloud Meetings. Stessa cosa per il Play Store, troveremo sempre referenziata con la stessa icona e stessa dizione. Allora, entriamo nella pratica. Allora, un mio amico ha organizzato con Zoom un meeting e mi ha mandato un invito per posta elettronica. Adesso vediamo cosa fare per partecipare a questo meeting di questo mio amico senza registrarsi. Allora, mi è arrivato l'invito di posta elettronica del mio amico. Vado ad aprire l'email e trovo due informazioni importanti. Allora, il link che come vedete Join Zoom Meeting mi permette quindi di entrare nel meeting creato dal mio amico Alberto. Poi ci sono in ogni caso due informazioni che mi conviene appuntare, che sono il meeting ID e la password. Queste sono le due informazioni più importanti in assoluto per i meeting. Anche se in questo caso c'è un link, io vi consiglio sempre di tenerle d'occhio perché è importante capire se ci sono problemi di accesso al meeting, se l'ID è quello giusto, perché molto spesso le persone non pratiche di Zoom potrebbero organizzare un meeting ed entrare in un altro e aspettarvi nell'altro meeting che magari ha un ID differente. Quindi in questo modo voi riuscite a capire qual è quello giusto che è in esecuzione in quel momento. Allora, adesso facciamo un click. Parte la finestra del browser e vedete, siccome io ho già installato il client Zoom, mi propone di aprire Zoom Client.
Con questa operazione noi stiamo entrando nel meeting con il mio amico Alberto. Allora, Alberto, ci sei? Eccolo! Eccoci qui. Allora, io adesso in questo momento ho la webcam chiusa. Premo questo pulsante per attivarla. Ok. Perfetto. E in questo momento io sono in una modalità che si chiama Speaker View. E all'interno del client ho due modalità. Una è questa, cioè l'interlocutore che in genere parla, che non sia io che partecipo, viene visto in primo piano. Oppure c'è la Gallery View, che mi permette di vedere tutti i partecipanti. Questo è molto utile quando i partecipanti sono tanti. Allora, quali sono le cose che dobbiamo comunque verificare e che ci servono nella videoconferenza? Sono microfono, altoparlanti e webcam. Allora, qui vedete nella prima icona c'è la possibilità di chiudere il microfono o di lasciarlo aperto. Come vedete, il fatto che c'è quella linea, quel livello verde che sale, è la dimostrazione che il mio microfono sta funzionando. Qualora non fosse, magari il mio amico mi dice che non mi sente, allora bisogna aprire questi menu a tendina e vedete all'interno di questi menu è possibile selezionare i microfoni che volete utilizzare. Quindi qualora fosse selezionato quello sbagliato, magari che non funziona o che è spento, eccetera, qui scegliete il microfono giusto. Altra cosa assolutamente fondamentale nelle videoconferenze è sentire le persone che parlano, per cui la parte altoparlanti, e qui si possono risolvere problemi di altoparlanti che non funzionano bene. Questa è la parte eventualmente per fare proprio dei veri e propri test. E poi stessa cosa ce l'abbiamo nella parte della webcam. Vedete la possibilità di selezionare, adesso io ho sia una webcam collegata con un cavetto USB che una integrata, e adesso sto usando sia quella integrata per il meeting e l'altra per registrare questo video. Allora Alberto, puoi riaprire la webcam? Mentre il mio amico cerca di riaprire la webcam, io vi faccio vedere gli altri tasti. Allora, Invite è un tasto che serve a chi organizza il meeting, quindi è il tasto che serve per invitare le persone con l'email oppure con WhatsApp o con altri strumenti. Questo tasto, Participant, vedete, fa aprire un'altra vista che menziona tutti gli utenti in quel momento collegati a quel meeting. In questo caso siamo solo due, però è molto importante perché vi riesce a far vedere anche ognuno se ha attivato la webcam, se gli funziona il microfono, eccetera. Poi la chat. La chat è uno strumento importante soprattutto in caso di errori. Quando voi non riuscite, vi collegate al meeting, vi rendete conto che non funziona o la webcam o il microfono, qualunque problematica voi abbiate, potete comunicarla con l'organizzatore. Vedete, qui io manderei un messaggio a tutti. Mettiamo caso che sono, non so, 30 partecipanti. In questo caso io posso selezionare proprio, vedete, l'organizzatore a fianco, cioè, ha proprio la descrizione host, e potrei mandargli un messaggio in cui gli dico: guarda Alberto, non riesco a far funzionare la webcam. Poi questo è il pulsante che ci permette di registrare tutta questa videoconferenza, e poi qui ci sono delle smart icons per mandare alcuni messaggi. Questo poi è il pulsante per uscire dal meeting. Allora, io che sono un partecipante ho Leave Meeting, perché io esco dal meeting quando mi necessita uscire, ma il meeting rimane in piedi perché è stato organizzato da altri. Io vi ho dato gli strumenti per poter partecipare a un meeting. A questo punto possiamo ringraziare il nostro amico Alberto. Ciao Alberto! Ciao! Ciao. E a questo punto io faccio Leave Meeting e vedete, mi sgancio da questo meeting e, come vi ho detto prima, lascio aperto il meeting perché non l'ho organizzato io e ho abbandonato il meeting in buona sostanza. Con questo abbiamo concluso. Io credo di avervi dato tutte le informazioni sufficienti per partecipare a una videoconferenza organizzata con Zoom. Spero di esservi stato utile. Arrivederci.